miraggio c'è sempre un miraggio da considerare. Come del resto alla fine di un viaggio c'è sempre un viaggio da ricominciare. Bella ragazza, begli occhi e bel cuore, bello sguardo da incrociare. Sarebbe bello una sera doverti riaccompagnare. Signore e signori, rappresentanti di istituzioni internazionali, nazionali e cittadine, esperti della Fondazione Romualdo del Bianco, esperti di ICOMOS, amici fiorentini e amici tutti, a nome della Fondazione Romualdo del Bianco sono onorato di darvi il benvenuto alla 18ª Assemblea Internazionale degli Esperti della Fondazione Romualdo del Bianco, Life Beyond Tourism. E partiamo, partiamo, non vedi che siamo partiticcia. E le splendide cornici dell'Auditorium al Duomo e di Palazzo Coppini si sono dati appuntamento sotto il patrocinio di UNESCO, gli esperti internazionali della Fondazione Romualdo del Bianco, provenienti da 36 paesi dei 6 continenti, per consegnare all'intera comunità internazionale il modello Life Beyond Tourism per il dialogo tra culture. Si tratta di una nuova offerta culturale, commerciale e formativa che ha il pregio di coniugare cultura, viaggio e dialogo per un più ampio sviluppo sostenibile del territorio. La 18ª Assemblea Internazionale degli Esperti della Fondazione Romualdo del Bianco ha lanciato dalla capitale fiorentina un invito alle istituzioni competenti, riconoscendo nell'interesse della comunità internazionale viaggio, patrimonio e cultura come elementi fondanti per il dialogo interculturale, come spiega il presidente della Fondazione, Paolo Del Bianco. Il viaggio per il dialogo fra culture, le comunità di apprendimento per il dialogo fra culture. In una società di una comunità internazionale di oltre 7 miliardi, il tema del viaggio per conoscere e per rispettare la diversità culturale è fondamentale. Anche l'ONU ha dichiarato il 2017 anno del turismo per lo sviluppo sostenibile. E noi auspichiamo che fra i goal del millennio, nell'agenda del 2030, possa essere anche elencata il dialogo tra culture. Quindi la nostra ricerca focalizza in modo particolare, si concentra in modo particolare sulla tematica patrimonio culturale come momento di grande attrazione di masse da tutto il mondo, di turismo di massa da tutto il mondo e una grande opportunità che non va perduta per creare incontri e dialogo. Quindi tutti quei centri che sono nella lista dell'UNESCO e soprattutto i siti, le città, patrimonio mondiale dell'umanità devono sentirsi non più soltanto impegnati sotto l'aspetto di tutela e valorizzazione, ma soprattutto oggi impegnati sotto l'aspetto di fruizione da un punto di vista civile per un contributo fondamentale allo sviluppo internazionale in pacifica coesistenza. Lo stesso direttore del Centro Regionale Arabo Patrimonio Mondiale, Munir Bushnaki, ha raccontato la decennale esperienza di collaborazione con l'associazione. Abbiamo conosciuto, e io personalmente ho conosciuto il presidente Paolo Del Bianco più di 10 anni fa, quando ero direttore generale dell'ICROM, e abbiamo cominciato un lavoro di collaborazione sul tema della protezione del patrimonio nelle città storiche quando c'è un sviluppo turistico. E l'approccio del presidente Paolo Del Bianco era di dire che noi vogliamo avere un'altra visione del turismo, non solo un turismo per consumare, prendere piatti, andare al sole, vedere qualche monumento e poi andare, ma un turismo che sarà più legato alla comunità. E questo è esattamente in linea con i principi dell'UNESCO, che vuole sviluppare un turismo sostenibile per la popolazione. E così c'è un incontro con i turisti che vengono da fuori e le persone che vivono sul territorio.
L'anno scorso abbiamo avuto una grande conferenza per la prima volta, una conferenza mondiale in Cambogia, organizzata dall'UNESCO e per la prima volta insieme con l'Organizzazione Mondiale del Turismo. E questa riunione ha dato al presidente Paolo Del Bianco la possibilità anche di spiegare il suo concetto. Oggi, la conferenza di oggi, domani e dopodomani è organizzata in un modo di presentare raccomandazioni alle due organismi internazionali da parte di esperti che vengono dall'Italia, da Firenze, dalla Fondazione, ma anche da un numero di paesi, di esperti di paesi americani, tedeschi, francesi, anche dai paesi dell'est, polacchi, bulgari, eccetera, che devono portare avanti quest'idea di un turismo sostenibile con la partecipazione della popolazione per far conoscere al turista tutta la ricchezza, non solo del patrimonio costruito, ma anche del patrimonio intangibile. E in questo modo la sessione che avremo domani sarà dedicata anche alla relazione tra tre convenzioni internazionali molto importanti: la convenzione dell'UNESCO del 1972 per la protezione del patrimonio mondiale, culturale e naturale, la convenzione del 2003 sulla salvaguardia del patrimonio intangibile, e adesso l'Italia è molto attiva in questa convenzione, e una convenzione abbastanza recente dall'UNESCO 2005 per la promozione della diversità culturale. Dunque, lavoriamo adesso con il presidente Paolo Del Bianco su una visione che integra i maggiori orientamenti delle tre convenzioni sul tema di un turismo sostenibile per le comunità. Il responsabile UNESCO Peter De Brin spiega l'importanza di coniugare sostenibilità, cultura e turismo. Cultura è il centro fondamentale dell'UNESCO e fa parte del mandato dell'UNESCO come un'agenzia delle Nazioni Unite. E tutti gli strumenti legislativi sono pure al centro dell'attenzione dell'UNESCO che riguardano il patrimonio culturale, così per esempio la Convenzione sul patrimonio culturale ha al centro della sua attenzione la protezione del patrimonio. Per questo prestiamo tantissima attenzione a dove tra la cultura e sviluppo sostenibile subentra il turismo, qual è il ruolo tra cultura e turismo sostenibile. E soprattutto sviluppo sostenibile e turismo, come turismo può diventare il veicolo dello sviluppo sostenibile e come può essere anche il veicolo per la conservazione del patrimonio stesso. Eppure come tra cultura e patrimonio può subentrare di nuovo il turismo e il dialogo interculturale, come il dialogo interculturale e il turismo possono aiutare a promuovere questi valori e conservare il patrimonio stesso. E per questo il lavoro della Fondazione Romualdo Del Bianco è fondamentale, perché cerca di vedere nuovi approcci tra il turismo, il dialogo culturale e il patrimonio, e per quello UNESCO sostiene questo approccio al patrimonio e al turismo. Al centro del dibattito dunque il dialogo tra culture differenti, che in questo preciso momento storico si fa sempre più necessario, come ha dichiarato Stefano De Caro, direttore generale ICROM. In questo periodo è più che mai forse il momento della storia recente in cui veramente il concetto di dialogo interculturale è più che mai necessario. Se pensiamo a come il terrorismo giustifica se stesso, come separazione delle culture, come lotta fra una cultura, una pretesa cultura del primo Islam e il mondo occidentale, capiamo benissimo che invece riaffermare l'universalità della cultura, nel rispetto delle diversità naturalmente, condividere le diversità è sempre stato il principio del dialogo interculturale. Appunto, si tratta di un dialogo tra culture, le persone ai diversi livelli di competenza, di professione, delle diverse culture devono potersi parlare, scambiare esperienze attraverso il viaggio, attraverso la lettura,
in un clima di coesistenza pacifica. Dialogo interculturale che si lega a doppio filo con l'attenzione per il mantenimento del patrimonio culturale, come afferma la presidente del Comitato Nazionale degli Stati Uniti dell'ICOMOS, Ian Anderson. Il Comitato Nazionale degli Stati Uniti dell'ICOMOS, il Consiglio Internazionale dei Monumenti e dei Siti, si occupa già da 50 anni e sta celebrando insieme all'UNESCO Internazionale da 50 anni il suo lavoro e il suo contributo nella conservazione del patrimonio culturale. E per questo, come un'istituzione che rappresenta la consulenza di UNESCO, noi come la nostra organizzazione riguardiamo tutti i siti del patrimonio mondiale nel mondo per vedere i loro criteri, come il valore autentico, il valore significativo del sito universale e l'autenticità, quindi andiamo a rivederli e a valutarli, e per questo noi consideriamo la Fondazione Romualdo del Bianco i veri e propri pionieri nell'andare avanti con questa idea del dialogo interculturale e della conservazione del patrimonio culturale in questo modo. La trasmissione di questo patrimonio culturale rappresenta un'opportunità e uno strumento di dialogo importantissimo per comprendere le diverse culture del passato e del presente, come racconta il direttore generale emerito di ICROM e consigliere della Fondazione Romualdo del Bianco, Mark Laenen. Dopo, diciamo, più di un secolo di conservazione nel mondo intero, dove in ogni situazione si fa la conservazione in modo diverso, adesso è il momento di far fruizione a questo patrimonio che è conservato. Dunque la trasmissione del contenuto, della sostanza, dei valori per quali i siti sono stati conservati, dobbiamo comunicarli. Questo significa interpretare e presentare questi valori. E perché? Perché è un'opportunità. Adesso abbiamo dappertutto, vediamo in Siria per esempio, il patrimonio è stato distrutto per distruggere una società, un'identità culturale. Adesso vogliamo dire che no, il patrimonio può essere un strumento per dialogo, per meglio comprendere le altre culture del passato e del presente. Dunque è qualcosa di molto importante e innovativo, perché diciamo che la conservazione del patrimonio può servire al sviluppo del territorio, ma anche nel sviluppo dell'umanità. Quando noi abbiamo questa iniziativa dappertutto nel mondo, abbiamo una carta geografica come il tour, il grand tour degli artisti nell'epoca medievale e rinascimentale, che possono conoscere altre culture e in questo modo anche conoscere se stesso. È molto importante, è innovativo, è completamente nuovo. Ed è stato infine Hu Ji-young, consulente del World Tourism Organization, intervenuto all'incontro di sabato, a spiegare le peculiarità del modello Life Beyond Tourism rispetto alla semplice accezione di turismo. Prima di tutto perché questo modello ha delle caratteristiche in comune con l'organizzazione UNWTO, Organizzazione del Turismo Mondiale, perché ce l'ha le concomitanze sia per il turismo che per la cultura e sia tra cultura e cultura. Per quello il modello concepito dalla Fondazione Romualdo del Bianco ci sembra importante. Da Firenze si lancia quindi un appello per la comunità del dialogo affinché si favorisca lo sviluppo di una comunità internazionale in pacifica coesistenza. In quelle città che riescono a capire che la loro importanza, essendo attrattori di interesse, quindi motivo di viaggio per tante persone, che riescono a capire che l'attività dell'incontro all'interno delle loro città può diventare una vera e propria scuola. In altre parole, un business, ma con tutta un'altra etica, un'etica rivolta allo sviluppo della comunità internazionale in pacifica coesistenza. Questo è Life Beyond Tourism, e questo modello Life Beyond Tourism, con il suo manuale di applicazione pratica, la sua certificazione di qualità per il dialogo tra culture e con le sue piattaforme, tra cui Viva Firenze e gli albergatori fiorentini che partecipano a Viva Firenze, hanno apprezzato e capito l'importanza culturale, non commerciale, perché soprattutto in questa fase culturale il commercio è un secondo step.
e diventa una sorta di responsabilità. Quindi le città patrimonio mondiale dell'umanità hanno la responsabilità, avendo così tante civiltà presenti nello stesso momento sul loro territorio, culture diverse sul loro territorio, hanno questa responsabilità di farle incontrare, creare un'opportunità di dialogo fra loro.